Nuovo video spacchettamento e oggi vi faccio vedere. Iniziamo con questo pacchettino che mi è stato appena inviato da Noemi. Poi vi lascio il link sotto anche qui sopra. Lei realizza cosine fatte a mano per lo più di cucito e vi faccio vedere quello che mi ha mandato. Ora lo apro e poi ve lo mostro. Ecco qui. Allora, praticamente questo, guardate che bello, è un cestino portapane. O almeno io lo utilizzerò per quello, perché Noemi mi ha fatto anche questa scritta qui in alluminio, in acciaio, tipo fin di ferro, che adesso credo che vada appesa così in questo modo, praticamente qui sotto al fiocchetto. Comunque dopo la sistemo e poi ve lo faccio vedere meglio. Allora, vedete, fuori è questa stoffina qui, con il colore tortora, con i cuoricini bianchi. Ho scelto io le due stoffe da abbinare, perché potete sceglierle voi. Quindi fuori ho fatto mettere questa e all'interno ho fatto mettere questa damascata. Sempre tortora, con i disegni sul bianco. È molto morbido, molto capiente, devo dire, pensavo fosse più piccolo, invece è molto bello grande. Poi lo stirerò un attimo, che è arrivato un po' stropicciato. Poi ha questo fiocchettino qui davanti bianco con questo dettaglio, diciamo, color oro, un pochino sull'oro. E niente, è fatto in questo modo praticamente. Ora appoggio la scritta sopra e vi faccio vedere come viene nel complesso. Eccolo qui, ragazzi, vedete? Guardate che carino che è, credo che vada così, però penso di sì, dai. E questo qui è il cestino, adesso lo riempirò con il pane e sarà molto carino da mettere a tavola, soprattutto quando ci sono gli ospiti. Ringrazio Noemi e non ho il suo bigliettino perché non me l'ha inviato. Comunque vi lascio, come vi ho detto, il link delle sue pagine nel video e sotto nell'info box. Un nuovo pacchettino è questo qui, che arriva da Alexia Bags. Poi sotto vi lascio il link della sua pagina Instagram. E praticamente questa fantastica pochette è realizzata a mano in agopelle, quindi la parte superiore è in agopelle. La parte sotto è pizzata in nero con una stoffa bianca sotto che gli dà questo effetto così di trasparenza. La pochette è carinissima. Me la apro. Dentro è tutta nera, ovviamente. Ha qui il suo logo, scritto fatto a mano. Una taschina è molto capiente, diciamo, che essere una pochette. E io la userò al battesimo della mia bambina e comunque a giorni vi farò un video e vi mostrerò tutto l'outfit completo. Passiamo al prossimo pacchetto. Grazie, Alexia. Questo è un altro pacchetto che mi è arrivato oggi da Mom's Bunny. E sono delle bravissime ragazze che realizzano delle cosine da bimbi per i bambini e a me hanno mandato una giostrina per il lettino. Avete presente quelle che scendono? Fanno tantissime cose, sono davvero brave. Vi consiglio di andare a vedere le loro pagine. Ops, vi faccio vedere il bigliettino, ecco. C'è anche il loro numero di cellulare. E qui trovate tutto. Io ora guardate che bella la bustina. È davvero carinissima. E ora vi la apro e ve la faccio vedere. Ecco la giostrina appesa, ragazze. Guardate che bella. Tutte queste nuvolette con il sorriso e le guancette e queste goccioline colorate che cadono. Vedete? È stupenda. Andate a vedere la loro pagina perché sono davvero brave. Grazie ancora, ragazze. Un altro pacchettino che mi è arrivato è questo, che arriva dall'isola Che C'è, abbigliamento dei bambini da 0 a 12 anni. E questo è dove potete trovarlo.
C'è sia il negozio fisico che il loro sito Facebook e poi io vi lascerò anche l'Instagram. Praticamente mi hanno inviato questa magliettina di cotone a manica lunga, 12 mesi, che posso mettere alla mia bimba in autunno perché adesso è un po' presto. Vedete? 12 mesi, quindi 80 centimetri. Eccolo qui. È della linea dei Looney Tunes. E è fatto in questo modo. Allora, c'è scritto: mi è sembrato di aver visto un gatto. C'è Titti sull'altalena con tutti quanti i fiorellini sotto. E ha questi micro strass qui per dargli un po' di luce. È tutta grigia. E dietro ha tre bottoncini. La marca è Do di Petto. Non so se riuscite a leggerla. Vediamo se riesco. Eccola. È davvero bella, è ben fatta, è proprio carina, carinissima. Appena la metterò alla mia bimba, farò qualche foto e ve la manderò. Questo è il pacchettino che ho ricevuto adesso dalla sartoria della lavanda, una ragazza conosciuta su Instagram. Ora vi faccio vedere anche il suo bigliettino da visita, così sapete dove trovarla. E vi apro il pacchettino che è incartato così carinamente col mio nome. Ha un profumo di lavanda buonissimo, con questo fiorellino, penso sia lavanda ovviamente, e con questa carta alle fragoline. Ora lo apro, ve lo faccio vedere e vi mostro anche il bigliettino da visita. Allora, questo è il suo bigliettino. Quindi potete trovarla qui su Instagram per l'email e sul suo sito. Questo è quello che mi ha inviato. Devo dirvi una cosa, ragazzi, prima di farvi vedere tutto quanto, cioè. E non potete capire che profumo che arriva. C'è un profumo buonissimo di pulito di lavanda. E mi ha spiegato lei che praticamente è un vaporizzatore che si spruzza sugli indumenti. E la lavanda è proprio la lavanda della Sardegna, cioè la zia lo fa questo vaporizzatore. Buonissimo, un profumo proprio buono buono di pulito di buono, insomma. Allora vi faccio vedere quello che mi ha mandato. Questo qui che è un portabavaglino. Con il suo bottoncino, vedete? Qui ha il suo logo stirato, quindi stampato qui in basso a destra. E è rosa con i pois bianchi, però è un rosa leggero, un rosa pallido, diciamo, ecco. Io credo lo userò questo set, come vi faccio vedere adesso, all'interno per il battesimo della bimba, perché è molto delicato. Allora, lo apro, se riesco con una mano, sì, ok. Vi faccio vedere la prima cosa, il bavaglino, che è questo qui, fatto in questo modo. Quindi è uguale al portabavaglino, tutto il set incoordinato. Ha il suo logo qui in basso, alla fine, è di spugna, vedete? Quindi si asciuga molto facilmente. Ai lati, quindi su in alto per chiuderlo, un bottoncino. Voi lo potete regolare, vedete? Cioè il bottoncino è questo e ha due chiusure. Potete regolarlo in base al collo del vostro bimbo. Questo qui, quindi, bellissimo e sta benissimo alla mia bimba. Poi mi ha mandato questo cuoricino fatto da lei. Credo lo metterò nella sua cameretta. E poi per concludere il set, questo qui che è un portaciuccio. Vedete? Fatto nello stesso tessuto, anche questo qui ha il bottoncino qui in alto. E ha questo qui che si apre e poi si inserisce nella maglietta, nel giacchetto del bambino, insomma, per fermare il ciuccio. All'orsetto, vedete? Guardate che carino. E il bottoncino appunto serve per aprirlo, per inserirci dentro il ciuccio. Il manico del ciuccio. E questo è tutto.
Io, come già vi ho detto, vi invito a visitare tutte le sue pagine, perché non fa solo questo, ma fa tantissime altre cose, anche i portapannolini, che sono molto molto carini, sfiziosi. E ringrazio Valentina, perché poi lei si chiama come me, e niente, vi faccio vedere il prossimo pacchetto. Pacchettino che mi è appena arrivato, ora ve lo apro, vi mostro quello che contiene, vediamo se riesco con una mano. Ok, eccoci qui. Questo arriva da Farfi Lab, potete trovarla su Instagram con questo nome. Comunque vi lascio poi dopo i suoi recapiti anche sotto nell'info box. E ora ve lo apro e ve lo faccio vedere. Guardate che carino com'è impacchettato con questa carta velina rosa chiaro, con questo nastrino d'organza rosa un po' più scuro. Davvero carinissimo. Allora lo apro e ve lo mostro. Il pacchettino, ragazze. Guardate cosa è questa maglietta. È una cosa stupenda. Allora è una t-shirt a mezze maniche, quindi ovviamente. Io l'ho scelta di un colore grigio, comunque potete sceglierla anche di altri colori. Scusate il sottofondo, ma mi do righe chiacchiera. E appunto, cioè, lei fa queste stampe. Io l'ho fatta personalizzare con il nome della mia bimba, quindi qui sulla taschina ha scritto Midori. La taschina è finta, è una stampa. Vedete? Ha fatto la taschina in bianco con la scritta Midori sopra in rosa. Poi ha questa collana di perle stampata. Vedete una stampa con questo animalino qui e qui sopra. Ok, procediamo. E qui sopra questo fiocchettino di quadrucci rosa e bianco. Ha i bottoncini qua al lato, quindi per aprirla e chiuderla. E questa dentro ha il suo logo, vedete? E questo oddio mi ha detto che è, mi pare, 6-12 mesi. Vedete, bella grandina, quindi la possiamo sfruttare. E come vi ho detto, questa qua c'è anche in bianco e rosa, mi sembra. Comunque potete personalizzarla. Lei fa le stampe, fa tante stampe molto carine. Le fa sia per i body, fa cappellini, fa magliettine. Cioè, ragazzi, fa tantissime cose. E poi guardate quanto sono fatte bene, sono davvero belle belle. E vi faccio vedere anche il bigliettino, se lo trovo, dove l'ho messo. Eccolo qui. Così avete anche i suoi recapiti. Quindi vedete, fa vestiti, accessori in demanda per bambini, decorazioni per le feste e party planner. Questo è il cellulare, le mail. Su Instagram potete trovarla con Farfi Lab e anche su Facebook. Comunque, come già vi ho detto, vi lascio i link e tutte le informazioni anche sotto nell'info box. Ringrazio Claudia e le mando un bacione e vi invito a visitare tutte le sue paginette. Al prossimo pacchetto! Pacchettino che mi è appena arrivato, ve lo faccio vedere, arriva da Crazy Fashion Wood, potete trovarlo su Instagram con questo nome. E praticamente è un ragazzo che realizza dei papillon in legno. Vi faccio vedere quello che ha mandato a me, ovviamente è da maschio, ve lo farò vedere poi indossato in una foto del mio compagno. Ho deciso di chiedergli, allora lui li realizza in legno, come già vi ho detto, particolari, molto particolari sono quelli in legno naturale, quindi con la base in legno naturale, ma li pittura anche. Questo io ho deciso di farmelo fare nero, quindi in legno naturale pitturato di nero, e poi al centro ha questo nastrino di stoffa fucsia. Ho chiesto di farlo in questo modo perché volevo indossarlo il mio compagno al battesimo della nostra bimba e quindi abbiamo deciso di metterci qualcosa di rosa per ricordare una femminuccia, ecco. Dietro è fatto così, in questo modo, vedete, ha praticamente questo elastico in modo che potete metterlo dietro al collo e ha anche questo, vedete? Vediamo se riesco a farvelo vedere. Ha il gancino, eccolo qui, per allungare o stringere la
l'elastico, quindi potete metterlo a seconda, regolarlo a seconda del vostro collo. È molto carino, molto ben fatto e poi molto particolare perché adesso vanno moltissimo queste cose, sia in legno che in ceramica. E quindi mi piaceva vedere come era fatto, com'era nella realtà, insomma. E devo dire che è molto bello, uguale alle foto. Quando sono rimasta entusiasta della foto, posso dire che lo sono anche del risultato finale che mi è arrivato a casa. Voglio fare i complimenti a loro e quindi invitarvi sul loro sito, sul loro Instagram. E in più, qui dietro alla scatola, come vedete, ci sono anche il numero di telefono e l'indirizzo, insomma, credo, sì. Ringrazio davvero Crazy Fashion Wood e niente, passiamo al prossimo pacchettino. Questo è un altro pacchetto che mi è arrivato da una ragazza che ha un profilo Instagram che si chiama Chiara e sul suo Instagram è Dream Mommy. Potete trovarlo comunque qui sotto nell'info box e anche qui sul video. Vi lascio io il link. E praticamente lei realizza cosine personalizzate, quindi magliette personalizzate, body, cosine per bambini, fa anche incisioni, cuscini, insomma, andate a vedere perché trovate delle cose carinissime. Quello che vi mostro io oggi è una maglia con un body, perché praticamente questa è la maglia per un papà, una t-shirt a mezze maniche, con scritto Ctrl C, vedete che, guardate che bello. Una bellissima stampa, devo dire. Così, mezze maniche, come vi ho detto, bianca. Gliel'ho fatta fare, gliel'ho deciso io ovviamente cosa farci personalizzare sopra. E poi un body con scritto Ctrl V. Quindi copia e incolla praticamente, ragazze. E questo qua l'ho deciso di farlo per la festa del papà. Sì, è anche un'idea carina per un neo papà o per un compleanno, anche una cosa carina e originale. E per i vostri bimbi che sono identici ai vostri compagni, come la mia. E oltre a questo, come vi ho detto, potete trovare tantissime cose sul suo profilo. E anche Facebook, mi pare. Comunque, come vi lascio su tutti i link dei suoi social. E niente, spero che l'idea vi possa essere utile e vi possa piacere come idea regalo e passiamo al prossimo pacchettino. Ragazze, un altro pacchettino che è arrivato sono questi bellissimi panda. Non li ho aperti insieme a voi perché c'era la bimba che faceva casino e mi sono proprio dimenticata. Comunque ve li faccio vedere già messi alle tende perché sono dei fermatende. Vedete? Hanno praticamente le braccine lunghe e voi potete legarli intorno alla tenda. Sono fatti in un uncinetto, credo, comunque amigurumi, come si chiama? Non lo so. E li ha creati Supercalifragile, che ha sia Instagram che Facebook. Comunque poi vi lascio tutti i link sotto. E come vi ho detto, io ho visto le sue creazioni e mi sono innamorata di questi panda, quindi gli ho detto se poteva inviarmi questi. Li ho messi nella camera di Midori, quindi nella camera della mia bimba. Sono questi due. E l'effetto che fanno è davvero bello. Adesso scusate se ho la serranda tirata giù, ma c'è troppo sole e le va addosso e le dà fastidio. Comunque vi metto anche qualche foto perché magari non si vedono bene, anche se credo che comunque si capisca. Ringrazio la ragazza che me le ha mandate. Vi invito a vedere la sua pagina perché fa tantissime cose, davvero tante tante e poi molto belle. Lei è stata carinissima, è dolcissima.